La finale si svolgerà presumibilmente ad Enna nel mese di maggio. Allora, i complimenti ai ragazzi delle scuole, Istituto Comprensivo Verga di Acque Dolci, Istituto Comprensivo di Aletterme, Istituto Comprensivo di Brolo, di Furcisiculo, di Giardini Naxos, Giovanni Verga di Gioiosa Marea, Francesco Crispi di Messina, Gravitelli di Messina, Leopardi, Santa Margherita, Piaggia, Nizza di Sicilia, Rocca di Caprileone, Giacobbe di Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina 1, Torre Grotta e ragazzi di Roccalumera. Un'organizzazione che è sicuramente fatta per i ragazzi, è sicuramente fatta per dire bravi, per dire un bravo sincero a ognuno di voi e per continuare così, insomma, impegnatevi in questo studio della matematica per mille cose, non è la materia rigida e fredda che si vede, la società dei nostri tempi ha bisogno di eccellenti matematici. Adesso avrei il piacere di chiamare qui per il suo saluto il dottor Ricevuto, perché sicuramente... E tornare sui luoghi del delitto, anche se io non ho assassinato mai nessuno. A piacere perché in primo luogo si ritorna in un posto che c'è caro. Io ricordo la splendida iniziativa che qui è stata ospitata quando abbiamo realizzato il gemellaggio con i ragazzi che venivano dall'Abruzzo, e scolpito secondo me. Sì, sì. E quindi suscita una qualche emozione ritornare in questi posti e soprattutto tornarci per un evento che ha una sua particolare rilevanza. Le iniziative, le finalità che si prefiggono all'Accademia Italiana per la promozione della matematica sono certamente iniziative nobili perché risiedono nella necessità, come diceva giustamente la dottoressa Interdonato, di recuperare quel distivello che si è un po' realizzato tra le materie letterarie o anche le materie artistiche, diciamo, e la matematica. Da qualche tempo a questa parte, devo dire la verità, almeno fino a quando sono stato in servizio io, c'è stata una fervida iniziativa intesa a recuperare queste porzioni di svantaggio e lo si deve all'impegno dei docenti, manifesto senza tema di smentire, però probabilmente c'era alla radice anche una mancata forma di colloquio, di intesa col docente che doveva propinarmela, ero più portato per altri tipi di studi e poi i fatti lo hanno dimostrato, però ho sempre guardato con invidia tutti coloro che sono ferrati nella matematica, perché sono rapidi, agili, creativi, vivaci, effervescenti e quindi hanno una marcia più spedita rispetto a coloro che normalmente invece sono soliti dedicarsi ad altri tipi di discipline. E allora, se queste sono le premesse, credo che l'iniziativa odierna, che tutto sommato è incastonata in questa... In questo tipo di versante, credo che meriti ogni considerazione. E mi fa piacere avere sentito dalla voce della dottoressa Interdonato, che ringrazio per la cortese ospitalità e per la capacità registica che ha messo in opera nell'ospitare questa iniziativa. Mi piace ascoltare che tante scuole di tutta la provincia, di tutti i versanti della provincia, si sono cimentate, hanno aderito a questo tipo di progetto. E che significa che la scuola messinese ha una sua vivacità culturale, ha una sua pregnante tendenza ad occuparsi non solo delle discipline che di solito contano di più, ma anche delle discipline secondarie che stanno raggiungendo ragguardevoli livelli di attenzione. Ringrazio anche tutti i dirigenti, la dottoressa Lignali, la dottoressa Mosca, la dottoressa Gubi, tutti i dirigenti, non li cito tutti, credo che dovrebbero arrivare altri perché eravamo assieme in un altro contesto e avevano promesso che ci avrebbero raggiunti. E quindi auguro a tutti gli allievi una ottima fine dell'anno. Ovviamente è un proseguimento di studi che sia denso di soddisfazione. E auguro a tutti i docenti e a tutti i dirigenti una prosecuzione di carriera che sia densa di risultati positivi, sotto forma di generazioni che vengono sfornate per crescere bene, per crescere in maniera sana, in maniera solidale. E oggi questi valori sono più che mai necessari. La nostra regione è interessata, come sapete, dal fenomeno del continuo afflusso di nostri
poveri amici che vengono dai paesi africani, e la nostra regione sta sopportando un duro banco di prova e sta dando veramente dimostrazione di essere attrezzata con la sua cultura antica, frutto anche di tanta dominazione, a reagire bene anche a questa situazione, a questo evento che non ci aspettavamo. E questo dimostra che la Sicilia, anche all'interno dell'Italia, è il cuore pulsante di un meccanismo in cui troviamo anche degli ostacoli. Immaginate che la Francia, la Germania oggi non vogliono che vadano nel loro, che oltrepassino le frontiere, che vadano invadano il loro territorio questi sfortunati nostri amici, mentre noi possibilmente li stiamo ospitando, anche se siamo costretti talvolta a gettare indietro perché non possono stare tutti a Lampedusa. Ma questa dimostrazione che la Sicilia e la cultura del Mediterraneo è una cultura di fortissimo impatto che dà lezioni di stile e di civiltà a tutto il mondo. Grazie. Insegnanti Rita Corrini e Rosalba Ruggeri, perché sono state le coordinatrici in realtà di questa attività e di questa manifestazione che oggi si svolge qui. E inviterei l'assessore all'istruzione del comune di Rocca Lumera. Il sindaco dovrebbe arrivare a momenti, l'avvocato Miasti ha avuto purtroppo un imprevisto. Ricevuto, saluto tutti i dirigenti, il dottore Alfredo Guida e tutti voi, tutti i docenti. E sono, devo dire, onorata di partecipare a questa bellissima manifestazione dove ci saranno le premiazioni delle finali provinciali di questi giochi matematici del Mediterraneo. E i giochi, volevo dire questo, che non sono matematici, sono una grande opportunità, sono opportunità di apprendimento, sono opportunità di aggregazione e anche di integrazione, e sono opportunità di dialogo, sono opportunità di confronto, e nei giochi spesso si evidenziano quelle che sono le eccellenze delle nostre scuole. E questo grazie, e lo dobbiamo ai bravi dirigenti scolastici che abbiamo, lo dobbiamo veramente ai docenti che con la loro assidua presenza, che con la loro competenza e la loro professionalità sono di sostegno ai ragazzi. Come diceva il dottore Ricevuto, certo la matematica non piace a tutti. Spesso non si prova tanto entusiasmo per questa disciplina, perché come diceva il dottore Ricevuto sembra una disciplina, diciamo, un po' ostica. E allora cosa si è capito? Che si è capito che attraverso il gioco si può imparare benissimo quella che è la matematica, e abituare i bambini alle riflessioni, sviluppare quelle che sono le capacità, il legame sia con l'arte, con la musica, con molte figure espressive. E posso dire che alla base della ricerca scientifica e tecnologica, è la madre anzi della ricerca scientifica e tecnologica, oggi non avremmo il computer in casa, non avremmo i cellulari senza la matematica. Ecco, che questo incontro sia diciamo motivo di orgoglio, lo dico veramente, e sia lo stimolo per raggiungere nuovi obiettivi in base ognuno alle proprie attitudini, alle proprie aspirazioni e alle proprie capacità. Grazie. Che hanno superato le fasi regionali di giochi matematici andranno a fare le finali nazionali. Prego. Professor Guido, Alfredo Guido, e appunto breve, rapido, perché le cose da fare sono tante oggi. Mi associo a tutti i ringraziamenti al provveditore, ai dirigenti, l'assessore, eccetera. E soprattutto volevo ringraziare i ragazzi per la partecipazione che hanno avuto a queste gare di matematica. Non me ne vogliate, ma credo che le persone più importanti oggi siano proprio i ragazzi, perché è proprio per loro che noi facciamo queste cose. Volevo riprendere un attimo quello che diceva il provveditore a proposito della matematica. È vero che si dice che la matematica è ostica, io non sono molto d'accordo. Si dice in genere, io non ce l'ho con lei. Io non sono molto d'accordo e le spiego il motivo. Sarà che a me piace la matematica, per cui
Io credo che sia ostico invece il metodo di porgere la matematica, perché è molto diverso. Noi, come diceva la preside, quest'anno è il primo anno in cui l'IPM propone i giochi matematici, però di fatto noi proveniamo da un'altra associazione e personalmente sono 12 anni che faccio gara di matematica. Non crediamo neanche di avere molte volte. Volevo approfittare, sempre partendo da quello che diceva il professore, del mio precedente di vista. Io mi sono permesso di commettere un errore sul sito dell'Accademia. Giro di 5 minuti mi arriva l'email, non voglio fare la cosa che è sbagliato. Io dico, hai ragione, è vero. Io mi sono permesso di commettere un errore sul sito dell'Accademia. Giro di 5 minuti mi arriva l'email, non voglio fare la